inseguiresti. Sembra ci si muova. Da qui dovrebbe essere tutto. No, sono i panni di Ellie. Perfetto. Non male, vero? Sì. Non c'era un fumetto da ste parti. Vabbè, non c'era. Jackson City. Quindi stiamo andando dal fratello di... Occhio alla testa quando entri. Di Joel, da Tommy. Ok, ci sono. Bella comunque questa musica di sottofondo. Comincio a sentire i miei anni. Comunque ancora una volta. Non so se ti ho mai detto che io e Sara facevamo spesso escursioni come questa. Era in gamba. Faticavo a starle dietro. Credo che voi due sareste diventate ottime amiche. Ti sarebbe piaciuta e tu saresti piaciuta a lei. Sì. Guarda laggiù. Siamo quasi. Ah. Stati, che cacchio succede? Ormai siamo vicini. Già. Merda. Ok, ti tengo. Ok, andiamo. Aspetta. Là a Boston. Quando mi hanno morsa. E non ero sola. C'era anche la mia migliore amica. Ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora... lei ha detto... aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... qualunque cosa accada, continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, però... giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Finale. Non dico che è spiazzante. In poche parole, alla fine gli dice l'ennesima. Le dice l'ennesima bugia, Joel. Perché quello che gli dice. Che lei dice, mannaggia. Al filmato precedente, quando lei si sveglia e le dice. Abbiamo trovato le luci, ma c'erano tante persone immuni come te. Quindi Ellie. A bizzeffe, e quindi abbiamo fatto tutta questa strada e non è servita a niente, perché potevano benissimo cavarsela da soli, dato che stavano altre persone come lei immuni. E in realtà non è così, quindi gli ha già raccontato la prima bugia. Al filmato finale le ha detto la seconda bugia. Ha detto sì, è vero quello che ti ho detto sulle luci, c'erano già tante altre persone immuni come te. E abbiamo fatto tutta sta strada, cacchio. Invece non è così.
questo alla fine è il finale. Vedremo cosa accadrà al secondo capitolo, che veramente non vedo l'ora che esca. Secondo capitolo di Last of Us. Hanno rimandato, cosa che hanno fatto anche con Uncharted 4, Fine di un ladro. Adesso uscirà a maggio. Cosa che uno dice, ma che cavolo. All'ultimo trailer che avevano mandato, allo State of Play, avevano scritto proprio a caratteri cubitali 21 febbraio 2020 e mo a maggio. Ma in tanti cani, non so bene. Comunque, scritto da Neil Druckmann, la musica è composta da Gustavo Santaolalla, Anna Hills, Fassara, Jeffrey Pierce, Tommy, Nolan North, David, non lo sapevo, cioè l'avevo saputo tipo quest'anno. Nolan North e Troy Baker ormai fanno proprio coppia. E ovviamente a ogni costo hai guadagnato un trofeo. Difficoltà normale. Comunque volevo vedere ai collezionabili bonus, vediamo quanti ne ho presi. 115 su 141. E allora cosa non ho preso? Forse è mancato qualche fumetto. Comunque mi ricordo come sia alla fine, quando ci troviamo nei panni di Ellie vicino alla macchina, ricordo come se ci fosse l'ultimo fumetto. Oggetti sbloccabili, che cos'è? Skin. Ah, questo per il multigiocatore, anche se ormai l'hanno bloccato. Capitoli. Come avete visto, io ho voluto fare tutto a capitoli. Manufatti trovati 7 di 8. Piastrine delle luci 2 di 3. No, sempre 1. Vediamo. Manufatti trovati 10 di 10. Fumetti trovati 2. Manuali da sestrame. No, inutile, le piastrine sono quelle che mi hanno fregato. Qua invece ho preso tutto. Qua i manufatti. Non so quali possono essere. Fumetti trovati 1 di 2. No, qua nemmeno una piastrina. Solo due fumetti non ho preso. Non ho trovato. Mentre invece le piastrine sono un bel po'. Ho cercato di fare, come vi avevo detto all'inizio gioco, nel modo più completo possibile, ma non ce l'ho fatta. Probabilmente ho mancato anche alcune porte rosse. Nel capitolo Pittsburgh, appunto, abbiamo trovato una lettera dove c'era scritto: ci saranno delle porte segnate di rosso, dove lì ci saranno delle cose extra. Io ne ho trovata solo una di porta rossa. Ci sarebbe stata anche qualche cosa del tipo, boh, dei manufatti, appunto, dei fogli, appunto. Comunque devo dire che meglio della prima volta sono andato, ho trovato un bel po' di cose. Ad ogni modo, spero ancora una volta che questo gioco vi sia piaciuto. A me veramente mi affascina, cioè ormai era Naughty Dog nel cuore. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Io intanto, diciamo che le outro non le ho mai fatte in questi video, perché, come avete visto, ho cercato di tagliare come se fosse tipo una serie TV in un modo decente e non così. Buonanotte ragazzi e ci vediamo alla prossima, più che altro con The Last of Us parte 2. Con questo gioco poi farete sogni d'oro, a parte i clicker, i runner, i bloater, quelle là, vabbè. Tolti quelli, dormirete a sonni tranquilli, perché sapete che avete appena giocato, ho finito di giocare a un gioco pazzesco.